Un saluto a tutti qui da GoPippo. Vi ricordate quel video esperimento che abbiamo fatto con i funghi? Vi ho lasciato con la bocca amara, non sapete niente, non sapete cosa è successo. Ops, ho dato il colpo. Cosa ci fa questo? Ebbene, in questo video vi farò vedere cosa è successo. Infatti, ho fatto vari esperimenti, ho inserito della roba per vedere se cresceva in queste settimane, ho aspettato dei giorni. E dovete vedere cosa è successo. Però nel frattempo che cosa ho fatto? Amazon mi ha mandato un altro prodotto, visto che ho fatto questa cosa dei funghi a casa, che non è niente tecnologico, ma comunque è proprio una questione di principio, perché ormai l'avevo iniziato e volevo vedere se riuscivo effettivamente a farli. Quindi Amazon mi è venuto di aiuto e mi ha inviato il Fungo Box, lo vedete qui sopra. Il Fungo Box, che cos'è? Ebbene, io vi lascio al video che ho fatto appunto per questo col Fungo Box e anche il contenitore che ho costruito io, che ho fatto io. E vedete cosa è successo. 2 days later. Ok, apriamo questa cosa. Io non so cosa succederà qui perché sta succedendo qualche cosa dentro. Io lo apro, ovviamente. Oh mamma mia, che cosa c'è qua dentro? Non lo so. Non lo so. C'è un odore di paglia umida. Ho preparato un po' di terra, ma ho preparato anche del fondo di caffè, perché il caffè aiuterà tutto. Quindi buttiamo caffè. Adesso tutta sta roba che sta dentro, non lo so cosa succederà. Vabbè, io butto caffè, non importa. Poi usiamo la mano, ma sì, usiamo la mano, tanto è caffè. Mettiamoci così tutto bello steso. Ok, e poi buttiamo la terra. La terra è già un po' umida perché l'ho presa da fuori. Adesso voi lo vedrete fra poco se è successo qualcosa. Ricordiamoci che ogni giorno dobbiamo spruzzare così. Ma adesso passiamo al fungo box. Perché questo fungo box è molto interessante. Bisogna aprirlo e troviamo questa roba qua. Dice di aprire il primo sacchetto e riempiamolo con un po' d'acqua. E mettetelo in frigo per una notte. Sta dicendo sul serio? Devo aspettare una notte? Vabbè, allora iscrivetevi al canale perché io adesso dovrò mollare tutto, mettere questo in frigo per una notte e fare il video domani. Vabbè, voi iscrivetevi, mi raccomando, qui sotto iscrivetevi e campanello. Eccoci qua nella cucina dove tutto è cominciato, perché tutto è cominciato con questo. Infatti c'è un eco un po' brutto, però. Non importa perché noi adesso andiamo a togliere il box dal frigo perché ho dovuto aspettare una notte tenendolo in frigo e quindi adesso è arrivato il momento. Quindi lo andiamo a prendere. Eccolo qua. Chiudiamo. C'è ancora l'acqua dentro, quindi mi raccomando, state attenti a non farla rovesciare. Prendiamo il nostro coltello da samurai. Bello lungo e facciamo un'incisione a X qua sulla plastica, così facendo attenzione. Noi quello che dobbiamo fare è semplicemente nebulizzare questa parte ogni giorno bagnando. Lì dice di tagliare fare un X di 2 cm, io ho fatto un po' più lungo, vabbè, non importa. Nel box troveremo questo qui, questo nebulizzatore, quindi noi lo riempiamo d'acqua. Lo riempiamo d'acqua e dovete ricordarvi che ogni giorno dovete fare questo. E svuotare praticamente tutta la botticina qui che avete, perché così almeno manterrete l'umidità. Questo box dovete tenerlo in una stanza luminosa, cucina, soggiorno, camera da letto, non vicino a una fonte di calore. La temperatura deve stare intorno ai 15-20 gradi. E entro 15-20 giorni dovremmo avere i funghi.
Ovviamente voi più avanti in questo video vedrete il risultato e ci vediamo appena sarà successo qualcosa. Ragazzi, mini aggiornamento perché questo devo farvelo vedere. Praticamente sta nascendo qualche cosa lì. Non so se vedete quella protuberanza. Vediamo se ve lo faccio vedere un po' meglio di lato. Eccolo qua. Protuberanza significa che stanno crescendo i funghi. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco meglio. Fungo Box dai caffè. Trovate tutto nella descrizione. Cioè, ragazzi, io mi sono appena svegliato stamattina e per curiosità sono andato a vedere sempre i funghi, quindi vi aggiorno. Devo dire che guardate come sono oggi. Cioè, non è una cosa assolutamente... è incredibile. Ieri c'era quella piccola decrescenza, una roba piccola piccola, guardate oggi cosa c'è. Cioè, è una roba mostruosa. Mi stanno crescendo i funghi. Magari diventeranno grossi e posso mangiarli veramente. Poi magari facciamo qualche ricetta. Eccoci qua, ci siamo spostati in cucina. Ci sarà un po' questo eco bruttissimo, ma vabbè, pazienza, dai, pazienza. E questo è il risultato del mio esperimento. Sì, non c'è niente. Ok, ancora non c'è niente, però vi devo dire che c'è della roba dentro che è cresciuta. Penso che sia muffa, semplicemente muffa. E mi avete detto voi anche nei commenti che è possibile che faccia delle muffe, quindi se fa muffa non crescerà niente. Però io ho pensato, ma il fungo è una muffa, non lo devo mangiare ovviamente, perché è un esperimento. Quindi se cresce qualcosa, anche se muffa, muffa più muffa, uguale fungo. Poteva essere, potrebbe essere, boh, non lo so. Questo è il risultato. Vedete, ci sono delle cose, ci sono cose grigiastre, tipo muffa, boh. Però all'interno sembra che si sia sempre, che ci siano ste strane diramazioni, sembra che ci sia qualcosa di bianco dentro, boh. Comunque, se dovesse succedere qualcosa, al massimo io ve lo faccio rivedere. Bene, e questo è tutto per il mio esperimento, però non andate via perché vi faccio vedere il fungo box, che cosa è successo. Voi avete visto che stava per crescere, avete visto qualche escrescenza ed ecco a voi il fungo box, eccolo qua. Sono cresciuti i funghi. Allora, sono piccolini e devo dire che mi aspettavo qualcosa di un po' più cicciottello. Ve li faccio vedere un po' meglio, un po' più da vicino, così potete osservare come sono fatti. Che belli, è bello vederli crescere. Quindi noi adesso possiamo tagliarli e fare qualche ricetta che abbiamo in mente da fare. Dite, ma sono pochini? Sì, è vero, però magari se noi dall'altro lato tagliamo un altro X e bagniamo lì, cresceranno anche da quel lato e magari anche di sopra e di sotto. Cresceranno un po' dappertutto, quindi vi farà un bel po' di funghi. Vedete qua? Noi adesso li taglieremo e li metterò in frigo. Magari stasera ci faccio un bel soffritto con i funghi, non è che sono un cuoco, ma qualcosa si può fare sicuramente. Qua c'è anche la ricetta, infatti vi lasciano una ricetta con funghi e pinoli per poterlo poi consumare. Assolutamente sicuri, non avete problemi. Qua dietro avete tutte le istruzioni su come procedere. Che dire, questo è l'esperimento riuscito finalmente, al contrario del mio che ho fatto. Ebbene, io vi saluto e vi anticipo che ho intenzione di fare un time lapse con i funghi, che in modo che possiamo vedere proprio la loro crescita fino al raggiungimento della maturità. Quindi non dimenticate di iscrivervi al canale, accendere la campanella, così voi vedrete questa notifica di questo video che uscirà, perché andrò a costruire anche un box per poter inserire dentro, farmi questo time lapse.
e ci rivediamo al prossimo video.